Signor Ministro, la sua relazione è stata assolutamente inadeguata, un elenco di informazioni in gran parte già note. Lei doveva dissipare ogni dubbio sul ruolo di alcuni esponenti del governo in merito ad una gara d'appalto di 100 milioni di euro, definita illegittima dal presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone. I rilievi di Cantone sono stati completamente ignorati dal Ministero dell'Interno che lei avrebbe il dovere di guidare. Una gara che sembrava ritagliata su misura sul consorzio che già gestiva il CARA di Mineo e che Cantone ha definito illegittima perché in contrasto con i principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, imparzialità ed economicità. E lei, signor Ministro, cosa ha risposto? Nulla. Lei cosa ha fatto? Niente. Lei, che con le sue chiacchiere vuote cerca di stordire chi l'ascolta, ha detto o fatto qualcosa per accertare accuse così gravi? Se n'è guardato bene. Silenzio assoluto. E perché, si chiedono tutti? È giusto che si sappiano alcuni dati. Nella zona di Mineo, il nuovo centrodestra, l'Europea, ha raggiunto il 39% dei consensi. Bravi amministratori locali o piuttosto becero clientelismo sulla pelle degli italiani? La verità è semplice. Il CARA di Mineo è diventata l'industria principale di quel territorio. Cara, anzi carissima industria legata all'accoglienza dei clandestini. Ospita 4.000 migranti da lavoro ad oltre 350 persone. E chi ci lavora? Dalle indagini risulta che ci lavorano numerosi parenti di alcuni assessori e consiglieri comunali dei comuni di Mineo, Ramacca, Castel di Judica, Vizzini, Licodia Ubea, Raddusa ed altri, tutti della stessa zona. E chi governa quei comuni? Il nuovo centrodestra e il Partito Democratico. E allora basta con le prediche di Renzi e Alfano sul dovere e la necessità di dedicarsi alle politiche dell'accoglienza rivolte agli italiani. Basta con la vostra insopportabile ipocrisia. Basta con la politica dell'accoglienza senza regole. Basta con la sua politica dell'invasione, signor Ministro. Questa politica fa comodo a pochi che ci lucrano sopra ed è fatta sulla pelle degli italiani onesti che pagano le tasse, che sono senza lavoro, che sono trattati come cittadini di serie B dal vostro governo. Il denaro, il guadagno e spesso purtroppo il malaffare sembra essere il filo conduttore della scellerata e milionaria politica dell'accoglienza dell'Italia. L'unica vostra preoccupazione è smistare i migranti come pacchi preziosi in tutto il territorio nazionale, arrivando a minacciare la confisca di immobili e appartamenti privati. Con voi al governo, lo Stato mantiene per mesi, per anni, tutti i clandestini che sbarcano in Italia e sfratta gli italiani dalle loro case. Vergogna! Con voi al governo lo Stato eroga incentivi ai comuni che ospitano i clandestini per finanziare la festa del carciofo o la festa del patrono e chiude i rubinetti a quelli che vogliono sistemare strade e scuole per la propria comunità. Vergogna! State trasformando l'Italia nel campo profughi di tutta Europa perché tutti gli altri paesi non li vogliono i clandestini. Avete trasformato le stazioni delle nostre città in lazzaretti a cielo aperto. E siccome non sapete più dove metterli i clandestini, li fate scaricare dai pullman di nascosto nelle piazze delle nostre città e dei nostri paesi, senza neanche avvisare i sindaci. Vergogna, signor Ministro. Bravo. E non venite a raccontarci la favola che state cercando di gestire un'emergenza inevitabile. Voi, il vostro governo, è la causa di questa emergenza. Voi l'avete alimentata con la vostra politica dissennata. Avete fatto passare l'idea che l'Italia è il Bengodi, che può ospitare tutti i migranti di Asia ed Africa. Li ospitate in alberghi pagando loro, a spese degli italiani, vitto e alloggio. Il flusso non si fermerà mai con questa politica da dementi. Voi avete cancellato il reato di immigrazione clandestina. Voi avete chiuso di fatto i CIE. Voi siete responsabili di questo esito biblico. Voi, nella migliore delle ipotesi, siete degli irresponsabili. Per altro tipo di considerazione attendiamo l'esito delle indagini della magistratura, non spetta a noi farlo. No, Ministro, non tutti avrebbero governato le politiche dell'immigrazione allo stesso modo.
I cittadini italiani ormai hanno visto, capito, giudicato e sono stanchi. Vi hanno già mandato il preavviso di sfratto alle recenti elezioni regionali e con le prossime manderanno a casa questo governo. Un governo inconcludente, ipocrita e parolaio. Un governo che non ha trovato soluzioni alle emergenze economiche, del lavoro e dell'immigrazione, ma le ha semplicemente aggravate. Il vostro governo, signor Ministro, ha fallito su tutta la linea. Scusi, senatore Buemi, rimuoviamo i cartelli prima di riprendere i nostri lavori. Consegnarli per cortesia. Prendiamo una ruspa, signor Presidente. Questa volta il senatore Arrigoni si arrenda. Si arrenda anche l'ultimo. Senatore Candiani, la richiamo. Così come richiamo il senatore Crosio, che si esercita in lanci